Tieni lì, capi. Adesso abbiamo la nostra amica che ci parlerà di una strana equivalenza che si è creata a un certo punto. A e di S è uguale a H e V. E si è data per scontata questa equivalenza. Forse non è così, no? Buongiorno a tutti, allora parlerò appunto, di questa strana evidenza o non evidenza. Per AIDS si intende una sindrome da immunodeficienza acquisita, detta dai francofoni SIDA, sindrome da immunodeficienza acquisita, che sarebbe causata da sarebbe un insieme di sintomi, appunto una sindrome, prodotto dalla progressiva avaria del sistema immunitario. Sarebbe causata dal virus HIV, ovvero virus dell'immunodeficienza umana. All'inizio degli anni 80 compare un nuovo fenomeno, un'alta frequenza di polmonite da polmocisti galini e sarcoma di Kaposi e alcune altre rare malattie, che si verifica in una minoranza di giovani uomini omosessuali che vivevano principalmente a New York City, Los Angeles, Amsterdam e Sydney. E alcuni di questi uomini presentavano anche un basso numero di linfociti di cellule T4, che sono una sottoclasse di linfociti e che gli immunologi ritenevano giocare un ruolo fondamentale nella capacità di difesa immunitaria. E quindi per definizione queste malattie rare in presenza di cellule T4 basse, appunto di immunodeficienza, vennero chiamate AIDS. Nel 1984 a Washington il dottor Robert Gallo e l'allora ministro della sanità annunciano al mondo con velocità lampo la scoperta della causa dell'AIDS. Si tratterebbe di un retrovirus, l'HIV, isolato per la prima volta in Francia all'Istituto Pasteur da Luc Montagnier. A questo punto parte la gara per la ricerca di una cura e tre anni dopo, sempre con velocità lampo, la multinazionale Wellcome lancia il primo farmaco di speranza contro l'AIDS, e cioè il famoso azidotimidina. E inoltre, dopo la scoperta dell'HIV e del suo ruolo nel causare l'AIDS, molte altre malattie, come ad esempio la tubercolosi o la candidiasi, che non erano per niente rare, in presenza di T4 bassi furono aggiunte alla lista. Per cui a questo punto l'HIV diventa la causa responsabile di una quantità enorme di malattie, incluse quelle già molto diffuse nei paesi in via di sviluppo. Comunque a metà degli anni 80 l'AIDS stava terrorizzando l'America e l'unica speranza farmacologica sembrava essere la ZT. Quando Peter Duisberg dell'Università di Berkeley fa un'affermazione incredibile, sostiene che la ZT non stia aiutando nessuno ma stia solo accelerando la morte di migliaia di pazienti. E questo si poteva vedere chiaramente anche negli ospedali dove trattavamo le persone con la ZT. E a questo punto Duisberg viene isolato e molte riviste lo definiscono un brillante scienziato che ha perso la ragione e molti suoi colleghi anche lo denigrano, però interviene Kerry Mullis, che poi sarà premio Nobel per la chimica nel 1993, e sostiene che la ZT era già stato bandito nel 1967 in quanto chemioterapico di eccessiva tossicità. Del resto, quando si utilizza un chemioterapico in un paziente malato di cancro, gli si somministra per tempi limitati nella speranza di uccidere il cancro prima del paziente. Nessun oncologo tratterebbe per 2 anni di seguito un paziente con forti dosi di chemioterapico, soprattutto di un chemioterapico molto tossico. Eppure con la ZT questa procedura venne utilizzata. Quindi a questo punto nasce una grossa controversia sull'uso della ZT in monoterapia a causa di questi pesantissimi effetti collaterali che secondo alcuni devastano
devastano i pazienti anziché aiutarli, e secondo altri invece sono un prezzo da pagare per allungare la vita del paziente. In ogni caso, negli ospedali, almeno fino al 1995, il protocollo di trattamento con AZT in pazienti sieropositivi che presentino alterazioni linfocitarie è la norma, e quelli che si rifiutano di sottoporsi a questo tipo di terapia vengono maltrattati, anche minacciati di non poter ricevere i controlli se appunto non entrano nei protocolli di terapia. Lo so perché io c'ero, lavoravo proprio sui sieropositivi in quel periodo, e a causa della ZT ho lasciato l'ospedale, ho lasciato la mia carriera presunta di ricercatrice, me ne sono andata perché mi rifiutavo di commettere quello che ritenevo un crimine contro l'umanità, continuare a usare la ZT. Del resto i medici allora, come sempre, erano spesso in buona fede, ritenendo di fare il loro dovere in scienza e coscienza, senza considerare di essere come al solito mal informati e abituati come sono a seguire le indicazioni dei leader scientifici senza condurre ricerche indipendenti. Come se non bastasse, nasce un'altra controversia riguardo al fatto che alcuni scienziati sostengono che non ci sia prova che l'HIV causi l'AIDS, e altri ancora che non ci sia nemmeno prova che l'HIV esista. E allora Montagnier e Gallo cosa isolarono all'inizio degli anni Ottanta? Nel comunicato stampa relativo all'assegnazione del premio Nobel per la medicina 2008 a Françoise Barrès-Musset e Luc Montagnier per la scoperta del virus dell'immunodeficienza acquisita, si legge che isolarono, coltivarono cellule di linfonodi da pazienti con linfonodi ingrossati caratteristici dei primi stadi dell'immunodeficienza acquisita, che individuarono nella coltura l'attività dell'enzima trascrittasi inversa, segno di replicazione di un retrovirus. Infatti l'HIV è considerato un retrovirus. Che trovarono particelle retrovirali emergenti dalle cellule infette, che il virus infettava i linfociti nascondendo il suo genoma nel loro DNA, e una volta riprodottosi uccideva poi i linfociti ospiti. I dissidenti confutano queste dichiarazioni affermando per esempio che non è dimostrato che le particelle microscopiche presenti nelle culture siano retrovirus, come diceva anche Valentina stamattina, è difficile poter stabilire che cosa in realtà vediamo in microscopio, e tantomeno quindi un retrovirus specifico. Per esempio, poi un'altra cosa è che l'attività della trascrittasi inversa non è specifica dei retrovirus, la trascrittasi inversa è un enzima, ma è molto diffusa anche in altri microorganismi, nelle cellule normali, nei processi di riparazione cellulare, quindi sicuramente nelle cellule che stanno riparando quando si sono usati dei prodotti chimici per fare le colture. Riguardo alle foto anche, che tutti quanti abbiamo visto in giro, non c'è alcuna ragione secondo i dissidenti di affermare che il materiale fotografato sia puro o che contenga delle particelle retrovirali, tantomeno di un retrovirus specifico. Questo conferma la posizione che il gruppo di Perth, un gruppo di scienziati australiani capitanati da Eleni Papadopoulos, ha sempre sostenuto fin dall'inizio, cioè che non esiste prova che dimostri l'isolamento di un retrovirus da pazienti AIDS o da quelli a rischio di AIDS. Qui possiamo vedere alcune delle foto, delle cose più carine, più spettacolari che girano. Questo qui è chiamato foto scientifiche, è un dettaglio di un modello in 3D del virus dell'HIV che ha vinto un premio per la migliore illustrazione, e comunque è una ricostruzione ovviamente, e ci mostra un linfocita in grigio infettato dall'HIV in arancio. Qui è una foto al microscopio elettronico dove vediamo delle particelle simili a retrovirali, in cui appunto non c'è evidenza che siano virus, e c'è del materiale sedimentato, quindi sicuramente la coltura non è pura.
qui una foto che mostrerebbe quelle cosine in azzurro che sarebbero i retrovirus, invece si pensa che siano artefatti, e questa è un'altra ricostruzione di questa specie di bomba, mina sottomarina, insomma anche questa è una ricostruzione. A questo punto, visto che non si sa se abbiamo, cosa abbiamo isolato, se ha bisogno di un virus prima di andare a cercare le proteine e gli anticorpi, ciò significa che il virus, se il virus non è stato effettivamente isolato, non una sola persona può essere diagnosticata usando il test degli anticorpi, ma un malato di AIDS conclamato si definisce malato quando presenta una patologia di quelle che poi gli sono state ascritte, tipo polmonite, herpes, sarcoma di Kaposi, candidiasi, eccetera, più la positività al test. Per cui in realtà se un malato di tubercolosi che non è sieropositivo è solo malato di tubercolosi, un malato di tubercolosi sieropositivo è malato di AIDS, quindi è evidente che il test HIV ha un ruolo centrale nella diagnosi. E a questo punto possiamo ben capire come sia venuto a tutta quella paura che in questi anni ha circondato l'HIV. Quindi per concludere, la posizione ufficiale è che il virus HIV sia la causa dell'AIDS, che quindi una patologia infettiva, che un test individua la presenza degli anticorpi e quindi del virus, il virus può avere un periodo di latenza fino a decine di anni, i sieropositivi presto o tardi si ammaleranno e moriranno, i farmaci e altri retrovirali combattono la diffusione del virus e allungano la vita, alcuni sieropositivi non hanno sintomi perché il virus è latente e anche i sieropositivi asintomatici devono prendere i farmaci quanto prima. Per i dissidenti il virus non è stato mai isolato, probabilmente neanche esiste, l'AIDS non è causato da un virus e quindi non è una patologia infettiva. L'AIDS è causato da un complesso di fattori, droghe pesanti, superesposizione ad agenti patogeni, farmaci, fortemente presenti in certi stili di vita che alla lunga distruggono il sistema immunitario. I test HIV non sono specifici e non è chiaro che cosa individuino. La risposta positiva al test non è indice di niente, non giustifica alcuna terapia. I farmaci antiretrovirali sono inutili in quanto non c'è nessun virus da combattere, a volte letali perché possono portare alla morte in pochi mesi, distruggendo proprio in particolare il sistema immunitario. I malati di AIDS devono sospendere l'esposizione ai fattori patogeni, curarsi per le patologie specifiche di cui soffrono, seguire anche terapie di sostegno per il loro sistema immunitario. I farmaci antiretrovirali hanno trasformato i malati di AIDS in individui altrimenti sani, che hanno avuto la sfortuna di risultare positivi al test. Grazie Giga. L'AIDS purtroppo è un capitolo dolorosissimo, almeno per chi purtroppo ha un parenti o un familiare sono stati coinvolti da questa storia e segna in qualche modo un arretramento al tempo medievale della medicina, perché lei ha usato il termine dissidenti che ci ricorda un po' i regimi politici dittatoriali, quindi dissidente, un dissidente, ok. Normalmente questi gruppi di scienziati, che sono anche diverse centinaia di scienziati, ricercatori medici che hanno una visione un po' più critica rispetto a quello che è la versione ufficiale, vengono etichettati come eretici. Non lo so che dibattito scientifico si può impostare quando il tuo interlocutore, la comunità scientifica, lo etichetti come un eretico. Siamo al Medioevo. Purtroppo la storia dell'AIDS e dell'HIV è uno dei capitoli più brutti. E quindi ce ne sono di esempi. E c'è il primato forse di aver dato come terapia uno dei... Delle sostanze più tossiche date a un essere umano che è la sedativa, che veniva dato in monoterapia, lei lo può testimoniare perché lavorava in una struttura del genere, se ricordo bene a 1500 mg, sapevo io. E già una dose normale di 100 mg è, c'è la, come si chiama, il segnale del testicolo e ossa, perché è una cosa altamente tossica
che anche gli operatori che dovevano somministrare questa cosa dovevano mettersi mascherine, guanti e tutto il resto, ed erano rifiuti speciali, le confezioni. Ricordatevi quello che veniva iniettato alle persone. Grazie. Grazie.